Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. 2 giugno, Mattarella dice inaccettabile disperdere i sacrifici fatti sinora, come nel 1946 i partiti superino le divisioni. Come alla nascita della Repubblica nel 1946 serve oggi un nuovo inizio, superando divisioni che avevano lacerato il Paese. Anche allora forze politiche che erano divise, distanti e contrapposte su molti punti, trovarono il modo di collaborare nella redazione della nostra Costituzione, convergendo nella condivisione di valori e principi su cui fondare la nostra democrazia. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della 74esimo anniversario della festa nazionale della Repubblica. George Floyd, Trump attacca i governatori, dice se non fate arresti siete degli idioti. Obama dice manifestanti meritano rispetto. 3 morti e 4.000 in manette, coprifuochi in 40 città e guardia nazionale in 26 stati. 6° giorno di scontri, coprifuoco in più di 40 città, inclusi Philadelphia e Washington, dove diversi monumenti sono stati sfregiati. Il New York Times scrive che venerdì il presidente è stato portato per un'ora in un bunker sotterraneo. New York arrestata e rilasciata la figlia del sindaco De Blasio. Enzo Bianchi, ufficiale, l'addio alla comunità di Bose, sofferta obbedienza, solo il silenzio può esprimere la verità. L'annuncio è arrivato con un comunicato scarno di 14 righe intitolato Il nostro cammino, in cui si spiega che il fondatore ha accettato la decisione della Santa Sede. Con lui se ne andranno Goffredo Boselli, Lino Breda e Antonella Casiraghi. Passaporto sanitario, le regioni bocciano la proposta della Sardegna. Da Morancini a Zaia dicono ipotesi ipocrita, ingestibile e impraticabile. Il viceministro Sileri dice sistema impossibile se non su base volontaria. I test sierologici per i turisti proposti da Christian Solinas ricevono bocciature a raffica, non solo dal governo. Il presidente del Veneto dice non dà garanzie, il governatore emiliano dice lo capisco ma il passaporto è ingestibile, Gallera dice non ha fondamento e Richeldi del comitato scientifico dice senza senso, ma lui insiste e dice cercheremo intesa fino all'ultimo. Bonus 600 euro, l'INPS ripesca 42.000 domande presentate da titolari di assegno di invalidità e lavoratori stagionali. Riceveranno sia la mensilità di marzo sia quella di aprile. Nel primo caso l'istituto aveva rifiutato il pagamento perché il decreto Cura Italia non consentiva di cumulare l'invalidità con un'indennità riservata ad autonomi e professionisti. Un buco sanato dal decreto rilancio. Nel caso degli stagionali c'era un problema di riconoscimento del codice Unilab. Notizie da Napoli e dalla Campania. 2 morti nel cantiere a Napoli, indagato il proprietario della villetta. I lavori erano abusivi, la montagna di terra e fango è venuta giù all'improvviso e sbriciolando un muro di mattoni trasformato in cartapesta. Era da poco passato mezzogiorno quando a pianura la frana si è portata via la vita di 2 uomini, 2 operai che lavoravano al rifacimento di una parete di contenimento. 2 operai, persone che cercavano di portare a casa un modesto guadagno e per loro tornare a lavorare dopo mesi di stop forzato per l'emergenza coronavirus. Quell'impiego era sembrato una manna dal cielo. Invece le loro esistenze sono state spazzate via da una fatalità tragica, ma forse non del tutto imprevedibile. Morire quindi di lavoro a Napoli nel 2020 e ora c'è già qualcuno che parla di tragedia annunciata. Il cantiere era abusivo e nessuno avrebbe rilasciato la licenza per autorizzare quei lavori. Vico Equense, la giunta detta le regole per l'accesso alle spiagge libere, gestione delle spiagge libere, l'amministrazione comunale di Vico Equense fissa le regole. La giunta guidata dal sindaco Andrea Bonocore ha approvato una delibera che indica le modalità di fruizione del litorale nei tratti di spiaggia del Pezzolo, Calcare e Postali per questa estate. Gli arenili liberi già affidati ai concessionari per la custodia e la pulizia saranno riservati ai solo residenti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Scontro tra moto, 2 morti a Romano d'Ezzelino, un centauro e la sua compagna sono deceduti nel violento impatto contro un altro mezzo all'uscita da una semicurva sulla provinciale verso Cima Grappa.
rissa per i posti auto a San Zenone, 6 feriti al locale islamico, una vettura rigata in manovra scatena la bagarre. La titolare del Planet Fruit dice: noi bersagliate anche dai condomini. Scivola nel crepaccio e muore, San Zenone piange, Fabrizio, tragedia sul Grappa, il 37enne è finito in un canalone lungo il sentiero 152 del cavallo che conosceva bene e percorreva spesso. Monastiera, addio a tutti i sogni della nostra Nicole, era una gioia, noi sconvolti dal dolore. Parla il papà della dodicenne portata via da una leucemia fulminante, il dramma in 5 giorni, inutili le cure. Caro affitti per i locali del centro, proposta una mediazione con proprietari, sono una 40 i negozi e pubblici esercizi del centro che aspettano un cenno dal proprietario dei locali per sapere se la loro attività potrà continuare o meno. Notizie dal Friuli Venezia Giulia, Golizia attesa per la riapertura del Verdi, al lavoro per portare già in estate i primi eventi a teatro, grazie a chi ha rinunciato al rimborso del biglietto, commenta Ziberna. Il teatro è uno dei luoghi simbolo di una comunità e il Verdi per Gorizia lo è, commenta così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Dice: lo riapriremo per una serie di spettacoli estivi che stiamo preparando. Non sarà come prima perché potranno accedere solo 170 spettatori, un quarto dei precedenti. Stiamo verificando la possibilità di effettuare doppie rappresentazioni. Mi fa piacere che anche il Coturni Dom e il Bratuz stiano per ripartire a loro volta. Sarà più difficile recuperare le iniziative nel parco del comune perché potrebbe ospitare solo poche persone, ma stiamo verificando. Fumo e fiamme nella zona industriale di San Giovanni, la densa colonna che si è levata da un capannone ha destato allarme tra molti residenti. Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18:30, nella zona industriale di San Giovanni al Natisone. Il rogo ha interessato un capannone produttivo con annesso silo, un'alta colonna di fumo nera che era visibile a distanza. Ancora un incidente a Venzone, 2 feriti dopo l'auto capottata ieri a Portis, insomma il sinistro, questo sinistro si è verificato lungo la statale 13 in località Carnia. A distanza di poche ore dall'incidente dell'altro ieri, lungo la statale 13 Pontebana, all'altezza di Portis, una macchina si è capottata e sono rimasti feriti 2 giovani. Un altro schianto si è verificato poco dopo le 14:30, sempre a Venzone, ma in località Carnia. Addestramento in notturna per il 31esimo Fighter Wing. I piloti adotteranno tutte le procedure necessarie per ulteriormente minimizzare i disagi alla cittadinanza. Da mercoledì 3 a giovedì 4, dalle 8 alle 9 dalle 22, e dal 22 al 25 giugno i velivoli del 31esimo Fighter Wing effettueranno attività di addestrativa notturna fino alle ore 24, interessando le zone gestite dall'aeroporto di Aviano. Pordenone, manifestazione dei richiedenti asilo in prefettura. Una 30 di migranti ha protestato per la qualità del cibo. Sono stati multati per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nel pomeriggio, verso le 14:30, una 30 di richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza pordenonese hanno inscenato una manifestazione per protestare contro la qualità del cibo servito nel centro. I migranti, cittadini di origine afghana e pakistana, si sono posizionati sulla scalinata della prefettura, tutti muniti di mascherina, ma non rispettando il distanziamento individuale e senza aver chiesto l'autorizzazione. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.